ci avviciniamo alle conclusioni con una persona che non ha ovviamente bisogno di grandi presentazioni, il presidente D'Alema, che di ritorno da un recente viaggio in Medio Oriente, Israele, Palestina e Egitto. Sapete che il presidente D'Alema non solo presiede Italiani Europei, ma da un paio di anni è anche alla guida della Fondazione dei Progressisti Europei. Ed è inevitabile che anche in quel consesso ci sia un'attenzione particolare rispetto a quanto sta avvenendo nel Mediterraneo e quali siano in fondo gli interrogativi e le domande che i progressisti europei si stanno ponendo per dare una risposta politica alla situazione in corso, che è in evidente evoluzione. Abbiamo parlato di quello che è successo in Tunisia, nell'intervento del Ministro si è fatto riferimento a quello che è successo in Egitto, in Libia e a quello che sta avvenendo drammaticamente in Siria. Che l'Europa abbia qualcosa da dire e fare è inevitabile e penso che Massimo ci intratterrà sull'argomento. Grazie. Innanzitutto vorrei ringraziare Meseuro per questa opportunità e particolarmente il nostro ospite, il ministro degli esteri della Tunisia, Rafik Abdel Salem, perché ci ha presentato in modo molto efficace il senso del cambiamento profondo che investe il suo paese, i principi che sono alla base della costruzione democratica e anche gli indirizzi fondamentali della politica estera della nuova Tunisia. E credo anche che sia interessante il clima nuovo in cui si svolge la riunione in questi giorni del 5+5, questo unione, questa istituzione, questo organismo internazionale che unisce 5 paesi dell'Africa del Nord e 5 paesi europei e che forse avrebbe potuto essere, noi cercammo di dirlo, un punto di partenza più realistico per una politica euro-mediterranea che non la assai ambiziosa unione per il Mediterraneo che ben pochi risultati ha lasciato dietro di sé. Io dico sempre che quello è stato un caso in cui il fallimento è stato provvidenziale, perché non essendo neppure riusciti a convocare un vertice dell'Unione per il Mediterraneo, cioè fallimento totale, almeno l'Europa si è risparmiata la foto di famiglia con tutti i dittatori arabi alla vigilia della loro caduta, diciamo. Ed in quel caso il fallimento totale di un'iniziativa europea nata sotto gli auspici magniloquenti del presidente Sarkozy è stato provvidenziale. Il successo sarebbe stato catastrofico. E questo è, diciamo, il senso del punto di partenza. Cioè, noi siamo di fronte ad una vera e profonda rivoluzione, ad un cambiamento che è il portato, io credo, non soltanto dei movimenti interni al mondo arabo, ma se volete anche l'effetto del mondo globalizzato. Noi dovremmo considerare questa rivoluzione come un successo dei nostri valori, perché in definitiva una nuova generazione di arabi si è educata ai valori democratici attraverso i media moderni, attraverso la rete e indubbiamente nel contatto con la civiltà democratica di cui l'Europa è tanta parte. Questo cambiamento non è finito, non riguarderà a mio giudizio soltanto i paesi che ne sono stati pienamente coinvolti, la Tunisia, l'Egitto, in modo più drammatico la Libia, ma è un cambiamento che continua e lo dico questo perché questo evidentemente comporta anche un'azione coerente dell'Europa. Il conflitto in Siria è drammaticamente aperto,
Credo che noi dobbiamo sostenere l'azione della Lega Araba. La Lega Araba è un organismo che è stato rivitalizzato dalla Primavera Araba e che, a mio giudizio, ha saputo anche raccoglierne gli stimoli positivi. Io ho incontrato qualche giorno fa Al-Arabi, il nuovo segretario generale della Lega Araba. La principale preoccupazione è la Siria e il piano della Lega Araba è un piano ragionevole, insomma, che prevede cessate il fuoco, un impegno internazionale, un negoziato per la transizione in un contesto come quello siriano, nel quale la transizione comporta non solo l'abbattimento della dittatura, ma anche un dialogo e un compromesso tra diverse componenti etniche e religiose della società siriana. Paese complesso da questo punto di vista, la cui pacificazione comporta anche un dialogo tra diverse forze e diverse componenti. Ma io credo che questa rivoluzione investa anche i più tradizionali paesi del Golfo, dove magari si presenta in forme in parte diverse, come aspirazione ad una crescita dei diritti delle donne, di nuove forme di partecipazione democratica. Insomma, io ritengo che noi siamo di fronte ad un grande cambiamento che non ha esaurito le sue potenzialità. E la prima grande questione è che l'Europa deve schierarsi senza riserve a favore del cambiamento e sostenerlo, senza nostalgie dei vecchi regimi, senza un'idea falsa, quale sarebbe quella che i nostri interessi e la stabilità sono meglio garantiti da regimi autoritari. Non è vero. In realtà l'altra faccia dei regimi autoritari era il fondamentalismo islamico. Il fondamentalismo e il terrorismo ricevevano dai regimi autoritari una giustificazione di fatto e uno stimolo. La democrazia, questo straordinario sforzo di conciliare, come è stato detto, Islam e democrazia, guardando alle esperienze di altri grandi movimenti religiosi, di ispirazione religiosa, che sono stati protagonisti della vita democratica in altri continenti, questa è, direi, la risposta più forte al fondamentalismo intollerante e alla violenza che ne è stata conseguenza. Questa è la vera grande risposta all'11 settembre. La nascita di un mondo arabo democratico che trova nell'Islam una sua ispirazione, io credo è la risposta strategica più forte ed è il fondamento di un'autentica sicurezza, perché sicurezza non può che essere basata sulla promozione umana e sulla possibilità di ciascuno di realizzare le proprie aspirazioni e non sullo schiacciamento dei popoli e degli individui. Io penso che noi dobbiamo, come si dice, ingaggiarci, discutere con... superare le paure, le diffidenze. E qui vedo alcuni problemi di natura politica e culturale per l'Europa. In primo luogo bisogna andare ad un'analisi più profonda. In realtà il rapporto tra Islam e democrazia si declina in modo diverso, in differenti contesti. E sarebbe sbagliato, a mio giudizio, ridurre tutto questo ad uno schema ideologico. Bisogna capire che cosa sono questi partiti e questi movimenti, studiarli senza farsi respingere da uno schema ideologico precostituito. Bisogna evitare di ripetere l'errore che fu compiuto dall'Europa e dagli Stati Uniti, quando, dopo avere premuto per le elezioni palestinesi e averne certificato lo svolgimento regolare, decidemmo di non parlare con chi li aveva vinte.
aprendo così una ferita che ha finito per aggravare il conflitto e la situazione in tutta la regione. Io vengo da lì e non c'è dubbio che siamo in una situazione in cui lo scenario è profondamente mutato. Che cosa farà l'Europa? Questo è un test, diciamo, perché Hamas non è più un movimento isolato. Mi pare che la Tunisia democratica abbia invitato i dirigenti di Hamas a visitare la Tunisia. Hamas è parte di un mondo islamico con il quale ci dobbiamo misurarci, diciamo. E forse l'Europa dovrà rivedere certi parametri, diciamo, e anche certe diffidenze che hanno costituito, secondo me, un ostacolo anche a dispiegare pienamente una politica di pace, e mi riferisco qui al Medio Oriente. Certo, Islam e democrazia è un grande progetto che è alla prova delle scelte concrete, tolleranza religiosa. In Egitto abbiamo parlato lungamente di questo. In Egitto ho potuto incontrare non soltanto i dirigenti politici del Partito Libertà e Giustizia, che è, diciamo, il braccio politico della fratellanza, ma anche professor Mohamed Badieh, che è un po' un leader invece di natura culturale, un leader, come avviene in questi movimenti, spesso la leadership culturale, ideologica, non opera direttamente sul piano politico, ma non per questo è meno influente, anzi per certi aspetti lo è anche di più. Abbiamo lungamente discusso della convivenza con la comunità copta, non parliamo di una piccola minoranza, parliamo di 7, 8, forse 10 milioni di egiziani, una parte rilevante del popolo egiziano. E questo grande impegno di conciliare Islam e democrazia è alla prova dei diritti individuali e dei diritti delle donne. Intendiamoci, diciamo, l'affermazione progressiva dei diritti delle donne è stato un problema anche in altri paesi e anche per altri movimenti politici di ispirazione religiosa. La riforma del diritto di famiglia, che ha messo sullo stesso piano il marito e la moglie, in Italia degli anni 70, quindi anche la Democrazia Cristiana ci ha messo 20 anni per digerirla, diciamo. Lo dico perché noi naturalmente pretendiamo dagli altri una grande rapidità, ma mentre anche noi abbiamo avuto i nostri problemi, diciamo, di maturazione del processo democratico, ecco. Si può dire che la piena parità tra uomo e donna in Italia la si è conquistata dopo 25 anni di storia democratica. E forse oggi, ancora oggi, nei fatti non c'è pienamente. Pensiamo alle discriminazioni nel mondo del lavoro. Noi naturalmente speriamo vivamente che in Tunisia si faccia prima. E comunque non c'è dubbio che sul tema dei diritti delle donne c'è un grande test per l'Islam democratico. Non lo dico, noi non siamo i professori di democrazia, diciamo. Lo dico nel senso che questi saranno i problemi che all'interno delle società arabe verranno avanti, perché quelle donne naturalmente che si sono battute contro la dittatura credo vogliano pienamente affermare i loro diritti nella società. Quindi, però ecco, questo è lo spirito con cui l'Europa deve sostenere un grande processo di cambiamento, incoraggiarlo, misurarne gli effetti sul piano non soltanto della democrazia nel senso del voto, della rappresentanza istituzionale, ma anche sul piano del concreto avanzamento dei diritti individuali degli uomini e delle donne, e deve adeguare la sua politica a questo cambiamento. Un problema ci riguarda molto da vicino, e riguarda il rapporto fra i paesi europei e l'Islam che vive da noi, e cioè le comunità islamiche. Gli immigrati musulmani rappresentano oramai una realtà molto rilevante all'interno delle nostre società.
E guardate, mi ha colpito che i partiti di ispirazione islamica hanno avuto nel voto che si è svolto qui un risultato più rilevante del risultato che hanno ottenuto in madrepatria, il che ci deve fare riflettere, naturalmente, sul fatto che evidentemente c'è un riflesso identitario che deriva anche, che è anche la risposta ai sentimenti islamofobici, agli episodi di intolleranza religiosa che hanno riguardato noi e con i quali io credo la primavera araba ci chiede di fare i conti all'interno delle nostre società. Perché è innanzitutto qui che si costruisce un diverso rapporto con il mondo islamico che c'è da noi. Poi io credo che c'è un grande problema di aggiornare le politiche dell'Europa. Uno sforzo di aggiornamento di queste politiche è in atto. Penso ai nuovi indirizzi della politica di vicinato. Penso all'idea giusta, si tratta poi di vederne concretamente l'applicazione, di questo more for more, cioè di questa idea di una politica che mette la collaborazione economica, la lega alla crescita democratica e che immagina un rapporto privilegiato e particolarmente intenso sul piano della cooperazione con i paesi che in modo più coerente vanno in direzione della democrazia. Io penso anch'io che questo è importante, non mi pare ancora, non voglio soffermarmi, sarebbe abbastanza lungo qui, ma non mi pare ancora che le politiche europee siano all'altezza del cambiamento e che non mi sembra che noi siamo in grado di fare ancora oggi verso la sponda sud del Mediterraneo ciò che l'Europa fece, lo ricordava Mauro, verso la grande rivoluzione all'est, quando l'idea dell'allargamento dell'Unione Europea, vissuta da quei popoli come l'idea della riunificazione dell'Europa, funzionò come un grande punto di riferimento e congiungersi all'Unione Europea fu visto in quei paesi come il compimento della democrazia. E fu un grande fattore l'allargamento dell'Unione di consolidamento della democrazia e anche dello sviluppo economico di quei paesi. Ora è evidente che noi non possiamo promettere ai paesi arabi di diventare europei, per quanto i confini dell'Europa, come giustamente ha detto il ministro degli esteri tunisino, siano confini politici più che geografici, e io devo dire ho molto apprezzato il suo intervento e anche la finezza di questi riferimenti, è così, sono d'accordo con lui, infatti noi siamo convinti fautori dell'allargamento dell'Unione Europea alla Turchia, ma purtroppo questa posizione incontra oggi in Europa fortissime resistenze di natura ideologica, a mio giudizio gravemente sbagliate. Ma insomma, certamente non possiamo dire alla Tunisia vi promettiamo di diventare parte dell'Unione Europea, però io penso che ci dobbiamo inventare qualcosa di più che non l'Unione per il Mediterraneo. Ecco. Cioè, in definitiva, noi oggi siamo chiamati ad uno sforzo anche di innovazione istituzionale, io ho citato più volte perché è un progetto suggestivo quello del Movimento Federalista Europeo. L'idea di una comunità euro-mediterranea che abbia propri strumenti di cooperazione economica ma anche istituzionali. Ho l'impressione che, siamo un po' fermi sulle gambe. Ecco, il rilancio dell'Unione per il Mediterraneo è una parola d'ordine che suona, a mio giudizio, inefficace rispetto alla portata del cambiamento che è in atto. Poi, naturalmente, ci sono alcuni nodi, concludo, delle politiche concrete. Noi ci misureremo con la necessità di passare ad una politica di autentica cooperazione rispetto ad una politica, il rapporto con i regimi autoritari,
che era sostanzialmente dominata dagli interessi europei, energia, contenimento dei flussi migratori, lotta al terrorismo. Noi, e i nostri erano dei gendarmi di interessi nostri, diciamo, e molto spesso la mediazione avveniva anche attraverso forme non propriamente limpide di rapporti con queste elite, diciamo, nel senso che poi insomma, diciamo, un certo tasso di corruzione è venuto alla luce e giustamente diciamo c'è una grande, in Egitto per esempio una cosa che mi ha incontrato anche il rappresentante del governo, mi hanno detto una cosa che voleva essere rassicurante, ma io non rappresentavo nessuno Stato, nessun governo, me stesso, ma volevano, per rassicurarmi mi hanno detto che nei processi per corruzione considereranno i corruttori europei come vittime di estorsione e capisco loro sono preoccupati che gli investitori stranieri fuggano, però questo quadro è abbastanza sconfortante, diciamo. Poi che dal punto di vista giuridico diciamo, cerchino di tenere fuori le nostre responsabilità perché non vogliono mettere in fuga gli investitori, può anche fare comodo, dal punto di vista etico-politico è abbastanza sconfortante, perché ci dà l'idea di come, e vedo che il ministro dice sì, perché non credo che loro abbiano problemi diversi, diciamo, ci dà l'idea di come questo rapporto economico tra l'Europa e questi regimi, attraverso quali canali si è venuto costruendo nel corso di questi anni. È stato un rapporto spesso di rapina, che è passato attraverso un legame corruttivo con le classi dirigenti autoritarie di questi paesi, di cui magari una ristretta elite lì si è avvantaggiata, molto meno i cittadini. Questo ce lo dobbiamo dire perché è la verità, perché la verità a volte è amara, ma è bene sempre dirsela, e anche perché bisogna cambiare, bisogna costruire un rapporto paritario, un rapporto limpido, una politica energetica comune che comporta secondo me anche come dire, una minore dipendenza dalle fonti tradizionali e una politica delle energie alternative comune nel Mediterraneo, una politica dei flussi migratori che sia fatta insieme. I paesi dell'Africa del Nord sono anch'essi, sono paesi di transito ma sono anche paesi di immigrazione. E noi non possiamo utilizzarli come gendarmi, come una sorta di frontiera esterna dell'Europa, dove con mezzi spicci e spesso brutali si ferma il flusso migratorio. Dobbiamo considerarli come partners di una politica comune che è soprattutto una politica verso l'Africa, da fare insieme, cioè verso i paesi da cui i grandi flussi provengono. Poi c'è la sfida di una politica ambientale, di tutela del mare. Insomma, io credo che deve essere chiaro un indirizzo, e cioè per noi europei questa è una grande occasione. Dobbiamo lavorare sugli strumenti istituzionali e sulle concrete politiche di cooperazione, sapendo che bisogna voltare pagina rispetto al modo in cui si è costruita la cooperazione tra Europa e Nord Africa nei decenni precedenti. E infine io penso, non credo che sia una mia fissazione, mi ha colpito una, io penso che nel nuovo contesto la questione del conflitto medio orientale tornerà ad essere un punto importante. Io ho discusso con molti amici israeliani, ho trovato diverse opinioni, del governo e dell'opposizione, diciamo. Ci sono alcuni interlocutori che si rendono conto che la primavera araba è una grande opportunità per Israele, ma altri no. E quello che si potrebbe oggi definire, come dire, l'indirizzo preminente di governo non è un indirizzo positivo.
Netanyahu ha detto che la primavera araba può essere l'inverno di Israele, che non è un grande approccio simpatico, diciamo, verso il cambiamento che avviene. Ma soprattutto preoccupa l'idea che la primavera araba finirà per marginalizzare la questione palestinese e che quindi si possa non fare nulla, perché in definitiva questi paesi saranno rivolti a se stessi, ai loro problemi interni, eccetera. Allora, secondo me questa rischia di essere un'analisi sbagliata, perché al contrario un mondo arabo che prende coscienza della propria posizione, del proprio ruolo, questi grandi cambiamenti portano anche un orgoglio nazionale, un'identità, a mio giudizio si volgerà alla questione palestinese con sentimenti diversi rispetto a quelli che potevano avere i dittatori arabi, che non erano realmente interessati a risolvere questo problema. E mi ha colpito un amico egiziano che è in campagna elettorale per le elezioni presidenziali e che mi ha raccontato un episodio della sua campagna elettorale, un incontro in un villaggio dell'Alto Egitto con persone poverissime, e innanzitutto gli avevano chiesto, insomma, il lavoro, il cibo, in una crisi drammatica, e lui parlava di questi problemi concreti, e alla fine il patriarca si alza e dice: scusa, un momento, prima di andare via, ma per i palestinesi cosa pensate di fare? E in una zona dell'Egitto dove lui non pensava neanche, diciamo, che ci fosse, che queste notizie arrivavano. E lui me lo raccontava per dire: attenzione, se voi non capite che questa questione tornerà ad essere importante per noi come non lo era per Mubarak. Io ho incontrato Mubarak come ministro degli esteri e Mubarak mi disse: no, ma non c'è niente da fare, no, è un problema irrisolvibile, non c'è niente da fare. Ecco, io non credo che il nuovo mondo arabo avrà lo stesso atteggiamento e quindi l'Europa deve, secondo me, fare di più per ridare una speranza alla pace, altrimenti noi rischiamo su questo punto di non essere percepiti dal mondo arabo come un arbitro onesto di quel conflitto, ecco. E questo, secondo me, sarebbe un problema nei nostri rapporti con un mondo arabo che prende coscienza del suo ruolo, del suo peso e della sua funzione nel mondo. Grazie.